Bedda Radio, la web radio della tua città. Scarica l'applicazione di Bedda Radio per smartphone e tablet e ascoltaci su beddaradio.it. Bedda Radio, estendi la tua musica. Estate, e voglio solo anima tu. Estate, so. Estate, so. Un'estate con noi, riscopri l'allegria. Un'estate con noi, e vivi la magia. Un'estate con noi, la vita si colora. Ciao ragazzi, bentornati qui al nostro Splash Box, il nostro contenitore d'arte, musica e spettacolo, Bedda Radio e Anima Tour, per capire sempre di più il mondo del turismo, in che modo si sta evolvendo col Covid-19. Stiamo cercando di capirne di più con i professionisti del settore turistico e insieme a me a condurre questa puntata c'è lui, Mario Di Prima. Ciao Mario! Buongiorno, buon pomeriggio, buon anno e buon Natale a tutti! Come state amici? Allora? Che si dice in Sardegna? Guarda, oggi giornata leggermente uggiosa, però bella, bella. Io dico che già sono in pantaloncini, dico la verità. Sono quasi pronto per andare a mare e sicuramente andarci a fare i primi bagni. Quantomeno questo, fra. Guarda, qui in Sicilia, al centro della Sicilia, oggi 35 gradi. C'è un caldo pazzesco, abbiamo voglia anche noi di raggiungere località turistiche siciliane, almeno spostarci per un bagnato, ma ancora vogliamo capirne di più per come fare. Dall'altra parte, Mario, è arrivato l'amministratore di Anima Tour Animazione, Pierluigi Spoto. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi. In arte. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Ciao, ben ritrovati. Come va Pierluigi? Bene, oggi caldo afoso, segna, qui a Salerno segna 23 gradi, ma si fa fatica a respirare. Eh sì. Sta arrivando questo caldo torrido e noi abbiamo sempre più voglia di mare. Soprattutto quali novità ci porti tu, Pirù? Io niente, ho appena sentito la conferenza stampa del governatore De Luca, il quale diceva una cosa giusta, che diceva di rimandare probabilmente le aperture dei ristoranti. Ho sentito così, sono appena entrato, poi magari avremo modo di approfondirla, ma di rimandare di qualche giorno, perché essendo appunto venerdì, non avendo ancora i protocolli sanitari, la domanda era: come farete ad aprire lunedì se non avete i protocolli? Perciò si va verso un rimandare le aperture dei ristoranti, che a noi dispiace, perché come tutte le partite IVA e i lavoratori autonomi stanno scalpitando per lavorare. Invece per il turismo, quello che ci appartiene, noi continuiamo a vedere gli show. Ormai siamo arrivati alla, non credo sia la decima e oltre, supercazzola, se così la vogliamo chiamare, del sì, nostro... mi sa che è proprio così. Conte, perché si parla, ma alla fine di concreto c'è ben poco per lo sviluppo. Credo che sia l'ultimo, ancora non è ufficiale d'altronde, perché ancora non è stato pubblicato, quindi l'ennesima propaganda qualche giorno prima, che però parla di un decreto, a mio avviso, un po' tardivo, cioè un decreto che parla di provvedimenti che andavano bene 2 mesi fa, tant'è vero che questo decreto è stato pensato 2 mesi fa, poi si è lavorato sopra, ma non è un decreto che si riferisce all'attualità di maggio, quindi siamo in ritardo soprattutto su tanti settori e soprattutto sul turismo. Io oggi ho un ospite, ne abbiamo avuti tanti in queste settimane, tanto è vero che ti ringrazio Frank, mi chiamano tanti, moltissimi rivedono la puntata dopo, ovviamente per ovvi motivi di tempo, di orari, di lavoro, ma è diventato un appuntamento di riferimento quasi del settore. Nelle settimane passate abbiamo avuto ospite i maggiori rappresentanti per la Sardegna del gruppo Iti Marina, per la Calabria il Minerva Resort, poi il proprietario amministratore di Valtour Nicolaos, come tutti i grandi professionisti del settore. Oggi abbiamo pescato invece in una società che ha sede appunto a Roma, quindi andiamo nella regione Lazio, una società che è una delle maggiori TO che esistono in questo momento in Italia, e ho il qui un amico, il direttore commerciale
dell'Auto Viaggi Massimo Diana. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno Massimo, ragazzi. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Frank, ci vuoi raccontare un po' di Ota prima di parlare? Ma sì, Pierluigi, perché Ota Viaggi è il più grande tour operatore italiano, leader in Italia e soprattutto punto di riferimento per le agenzie viaggi. Fa parte della famiglia Aprea, quindi salutiamo anche il presidente Stefano Aprea e Domenico e Mario che si occupano della società. È importante poi il ruolo del nostro ospite che è appunto Massimo Diana, e lui è il direttore commerciale. E la cosa che mi ha appassionato di più è che lui viene dall'esperienza dei villaggi turistici, ha fatto 16 anni di esperienza nei villaggi e è diventato anche capo equipe. La cosa importante, veramente importante, è che ha rilasciato in qualche intervista che dice: ho sempre creduto che il lavoro alla fine paga sempre. E quindi quello che consigliamo a tutti e chi vuole fare soprattutto turismo è appunto lavorare e fare tanta gavetta. Benvenuto Massimo Diana. Grazie ragazzi, grazie. E le parole. Massimo, sì. È appunto per tutti coloro che vengono dall'animazione soprattutto, è un punto, è bellissimo vederlo, direttore commerciale di uno dei più grandi tour operator italiani, partito dall'animazione, quindi quale maggior soddisfazione avere oggi? Se volete, in 10 secondi io parto a 15 anni come ragazzo di bottega in animazione, a 18 divento responsabile mini club, a 21 capo diurna, capo intrattenimento, fino a 23 che divento capo equipe. Dopodiché faccio la gavetta in Ota, perché il primo anno che ero in azienda io avevo un contratto di 4 mesi come assistente in Sardegna a guidare un pulmino. Poi piano piano sono al 21esimo anno di età in azienda, lavorativamente parlando, e arrivo. Quindi chi più di me può dire: sono partito dal basso, dal villaggio col costume, travestito e quant'altro. L'animazione premia, comunque il turismo in generale, la voglia di fare, l'intraprendenza premia, questo sì. Mario, la scuola di vita che dà l'animazione, io non l'ho trovata, la scuola di vita. Quando sei giovane e non c'hai più mamma e papà dietro, ma stai lì e c'hai 500 persone che che devi organizzare. Ti devi organizzare. Tu organizzi gli altri. Ti devi organizzare tu e tu organizzi gli altri. Però ecco, il bello di questo momento e di questi momenti, prescindendo da quella che è l'informazione, ma soprattutto la comunicazione, è quello di trasferire che dal nulla, chiamiamolo così, dal nulla si può creare il proprio futuro. Poi è normale, la fortuna, la bravura, le competenze poi arrivano, però dal nulla, diciamo così. Massimo, prima di entrare nel concreto, permettimi di fare un saluto a tutti i colleghi di Ota Viaggi, perché noi abbiamo un rapporto appunto di lavoro da tanti anni, eravamo presenti alla bellissima festa dei 30 anni che si è svolta in Sardegna, in cui abbiamo partecipato volentieri dando un supporto, bellissima festa. Quindi saluto Antonio Todisco, saluto Andrea Berganzoni, un altro che viene dal mondo dell'animazione, il grande Riccardo. Adesso tutti non me ne vogliono, però abbraccio veramente tutti e saluto tutti. E io ti ringrazio da parte loro. Allora, io prendo spunto da una cosa che ho letto e poi ti lascio la parola. Prendo spunto da un'osservazione che leggo su quello che riguarda il lavoro dei bagnini. Hanno scritto testuali parole che i bagnini sulle spiagge dovranno valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima, senza avvicinare il proprio volto e senza eseguire le ventilazioni, ovvero la respirazione bocca a bocca. Io vorrei conoscere chi ha scritto questo, ma soprattutto ti vorrei dire, prendendo spunto da ciò, che ne pensi? Qual è il momento? Facci una bella finestra di tutto quello che credi succederà, è successo in questo momento. Pierluigi, quello che tu hai da poco menzionato, e ora faccio un po' il serio, è l'ennesima baggianata, per non dire altro, perché siamo comunque, di chi emana, scrive e promulga delle nuove leggi senza avere una minima cognizione di causa di quello che si fa.
Noi attualmente abbiamo 16 task force, 400 persone a stipendio tra i vari professionisti e quant'altro. Signori, non c'è uno, dico una persona che sia del mondo del turismo. È un qualcosa di scandaloso, per non dire altro. Come, per carità, sono mega professori, persone che hanno studiato, chapeau per quello che hanno fatto. Ma se le andiamo ad analizzare, sono sociologi, statistici, economisti, tutto bene. Però dico, ma al concreto, uno che lavora, uno che viene dal mondo del lavoro, quando me, cioè, uno che capisce cosa vuol dire una pratica nel in senso proprio letterale della parola, la pratica commerciale, una vendita fatta in un'agenzia, cosa vuol dire un pacchetto di viaggio, cosa vuol dire una responsabilità civile, cosa vuol dire la responsabilità di quel bagnino che ha sottoscritto un contratto con noi e se ne è assunto la responsabilità per tutta la stagione, e quel bagnino deve rispondere a questo signore che ha fatto questa legge guardando la vittima. Ma è ragazzi, è follia, ma è follia. Io direi, bene, allora ti prendi tu la responsabilità, che se io non salvo quella persona, è la responsabilità civile e penale tua, perché mi hai detto che lo devo guardare, o sono l'uomo da 6 milioni di dollari, ma ricordate il telefilm, quello con l'occhio bionico, che è, perché altrimenti io cerco di fare un po' il serio, un po' ovviamente il profano, perché... Vi è dato comunque... affogare! Sì, vi è dato affogare! Guardate, oggi ci sarebbero... Ahimè, purtroppo tante cose che ci tengo veramente a dire. Non voglio fare politica, però ahimè devo sostanzialmente difendere tutti quanti noi, tutti quelli che facciamo turismo, tutti i miei colleghi che sono in cassa integrazione e che ancora... Qui c'è stato un ministro che ha pianto in televisione, un altro, perché il primo già ci ha rovinato... Ma ce l'hanno da curriculum, lo devono fare. Questo ha pianto per gli invisibili, e per carità, me l'ultima era stata la Fornaro. Sì, ma gli invisibili italiani di oggi, chi piange? Scusate, ma parliamo di animatori, bagnini, camerieri, baristi, giardinieri, stagionali, in generale sia del turismo, gli assistenti, le guide turistiche, gli autisti a chiamata delle varie ditte di bus, operator, tutti questi invisibili italiani, non ce n'è stato uno che ha pianto, non c'è una norma di legge del questo presunto decreto che deve ancora uscire. Mercoledì ci hanno fatto anche la conferenza stampa su un qualcosa che in questo momento devono ancora emanare. Scusate, che conferenza stampa fate? Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che in Francia in meno di 24 ore hanno stanziato 18 miliardi di euro per il turismo. Stiamo parlando che in Germania il governo Merkel salva il più grande tour operator europeo in meno di 48 ore tra l'idea e l'emanazione della legge. Il gruppo TUI, chapeau per quello che ha, ma che è già barcollava, è stato salvata con un miliardo e 200 milioni di euro in meno di 72 ore dal governo tedesco, e ad oggi si pensa, perché ancora, ripeto, non è ufficiale, abbiamo forse per tutto l'indotto del turismo 4 miliardi di euro. Ma attenzione, che come si dice a Roma, do sta a sola? C'è, perché, ovviamente c'è. Perché mica è tutto fare, mica è tutto oro che luccica. Signori, il cosiddetto voucher, la panacea del mondo del turismo, detto da Franceschini, daremo i soldi alle famiglie italiane per andare in vacanza, 500 euro, out, fine. Detto ai lavori, ve lo spiegano questo voucher. Questo voucher è un credito d'imposta all'azienda che ne assume il valore del signor Rossi che va in vacanza. Ergo, come si suol dire, vuol dire che noi organizzatori, tour operator o agenzie di viaggio,
dobbiamo farci l'onere, prenderci l'onere economico della vacanza del signor Rossi e i 500 euro di massimale che avrà ce lo andremo a scomputare in credito d'imposte in tasse. Quindi mi stai dicendo, caro italiano, caro Massimo Diana, direttore commerciale di Otaviaggi, anticipa tu i soldi al signor Rossi per andare in vacanza, perché io governo non c'ho una lira, quindi però non funziona così, perché il problema grosso è la liquidità, ragazzi. Io oggi come azienda abbiamo difficoltà, quindi ci serve, come tutti, come l'agenzia di viaggio, come il tour operator, come l'albergatore, come i fornitori degli alberghi, abbiamo necessità che si crei un flusso di cassa in modo tale che tutte le nostre aziende rinizino a respirare e poter riprendere e riavviare il motore che in questo momento si è fermato. Si è fermato, ahimè, a fine febbraio, e ad oggi i nostri uffici sono tutti chiusi, le prenotazioni sono tutte ferme, siamo in attesa di riprendere e siamo in attesa di ritornare a fare il nostro meraviglioso lavoro che noi tutti amiamo, che noi abbiamo voglia. Io non voglio fare, l'ho detto pure, scusate, faccio un po' un monologo, poi fermatemi, perché poi quando inizio, no, vai. A me non mi devono tenere a casa, io non voglio l'assistenzialismo, non voglio. Sì, questa è una pillolina che ad oggi mi può servire per tirare avanti, ma ad oggi a me mi devono aiutare come direttore commerciale di un'azienda, non come Massimo Diana cittadino, perché poi questo assistenzialismo prima o poi finirà. Invece, se mi danno la possibilità di far partire il motore della mia azienda, di far riaprire gli uffici, di far tornare i miei colleghi ad operare e a produrre prodotto, produrre programmazione da mettere a disposizione delle agenzie di viaggio, che a loro volta producano pratiche, producano clienti da inviare agli albergatori, che a loro volta producano presenze, producano servizi, che producano disponibilità e producano soprattutto posti di lavoro per gli animatori, per i bagnini, per i camerieri e quant'altro. È questo quello che serve. Non serve tenerci a casa a un minimo sindacale che quasi quasi gli dobbiamo dire pure grazie, che ci danno 400-500 euro. Altro, qua mi fermo. Quando arrivano. Festeggiamo in diretta, se arriva. Sì, sì, vi giuro, apro una bottiglia quando arriva. Perché, caro, come dicono qualcuno, caro Peppino, o caro Presidente, perché io cerco sempre di rispettare i ruoli, per carità, perché è la cosa più importante, lo insegno pure a mio figlio. Caro Presidente, lei ha un ruolo difficilissimo in questo momento e nessuno lo mette in dubbio, nessuno forse vorrebbe trovarsi al suo posto, perché prendere le decisioni in una situazione mondiale difficilissima, ragazzi, non scherziamo. Sono delle grandi responsabilità. Sono grandi, però sono pagati e sono stati scelti apposta, perché altrimenti potevano. Ma poi ci sono anche i professionisti che dovrebbero supportare il suo lavoro. Esatto. Stavo dicendo, caro Presidente del Consiglio, lei mercoledì sera è riuscita a dire per l'ennesima volta: abbiamo accelerato le pratiche, faremo in modo. No, tu devi dire: chiedo immensamente scusa ancora a tutti gli italiani, perché purtroppo abbiamo ancora dei ritardi. Faremo il possibile per evitarli. No, hai avuto la faccia tosta di dire: abbiamo accelerato, sarà velocissimo. Oh! Marzo deve ancora arrivare. Sì. Siamo al 15 di maggio. Avevi detto che pagavi marzo entro il 15 di aprile. Ma tutti sti ragazzi, ma ci vogliamo pensare? E abbiamo un ministro che piange per gli invisibili. E chi sono questi invisibili, ragazzi? Noi io non voglio criticare, passare per una questione politica degli immigrati, ahimè quello è un altro, però non mi va di essere preso in giro quando la ministra mi dice che dobbiamo risolvere il caporalato. Signori, il caporalato è un reato, è un reato penale, quindi non si risolve regolarizzando gli immigrati, si risolve mandando polizia, carabinieri, esercito, tutto quello che volete, andate lì e arrestate, perché sono come mafiosi. Ma non mi potete dire che regolarizzando gli immigrati risolviamo il caporalato, perché tanto il caporale
regolare o non regolare, l'immigrato lo sfrutterà. Di cosa vogliamo parlare? Ma voi c'è sempre stato, in realtà c'è sempre stato ancora prima della pandemia. Esatto, è un problema vecchio come il cucco, però nel frattempo facciamo gli immigrati e non si pensa al turismo. E chiudo l'aspetto politico perché poi non... La dimostrazione che il turismo in Italia vale zero, e permettetemi l'urlo di zero in questo periodo, lo è la dimostrazione della conferenza stampa. C'era il ministro dell'economia, va benissimo, il ministro della sanità, chapeau, naturalmente siamo in pandemia, non c'è... Il ministro degli affari interni e il ministro dell'agricoltura che piange per gli immigrati. Scusate, ma il ministro del turismo dove sta? Non è mai apparso. Non è mai apparso. Sono d'accordo. Noi non abbiamo un ministro che ha detto che il 18 di maggio aprono i musei. I musei. Io ho detto, aspetta, fammela pensare. I musei. Come i musei? Scusate, ma chi ci va nei musei? Gli stranieri ci stanno ognuno. I movimenti interregionali, siamo fermi. Siamo fermi, non possiamo uscire. Non possiamo uscire, nel frattempo apriamo i musei. Cioè, il romano va al museo di Roma, il napoletano va al museo di Napoli, ma qua, una volta che si è fatto il giro, abbiamo finito, eh? Cioè, non è che possiamo fare altro. Se questo è l'incentivo. E questo è l'incentivo al turismo, aprire i musei? E parliamoci chiaro, i musei non vivono di ticketing, non vivono di biglietti emessi. Sappiamo che vivono, ahimè, purtroppo di sovvenzionamenti statali. E allora ci spieghiamo perché si aprono. Il problema, Massimo, è che in questo momento per alcune categorie l'effetto si vede già subito perché si tocca. Nel turismo, se non dovessimo aprire la stagione, l'effetto lo vedremo in un secondo momento. Credo che sarà un'onda adulto irreparabile. No, il momento per un calendario, Massimo. Calendario, sì. Che quest'inverno ci siamo visti, siamo venuti a trovarvi, abbiamo segnato delle date. La prima era 4 aprile, apertura di un villaggio importantissimo, il primo in Sardegna. Dopodiché io ci ho segnato che a maggio avremmo aperto le altre strutture, eccole qua, 15 e 22, tutte le altre. Ma la domanda è, a questo punto si aprirà? Come si aprirà? C'è una data? Conviene aprire? Te lo chiediamo a te, che sei appunto uno dei maggiori rappresentanti in questo momento del turismo. Allora, ragazzi, io dico che in questo momento il turismo si sta salvando ancora perché c'è gente come me, ma tanti miei colleghi, tanti direttori commerciali, ma tanti colleghi di Oda e non del turismo, che hanno una passione immensa e tengono ancora acceso il motore. Perché altrimenti, se si dovesse vedere solo e prettamente l'aspetto economico, quindi fare i conti della serva e verificare se economicamente sta in piedi un piano finanziario per aprire o non aprire, la decisione è già presa, non si può aprire. Certo. Ma noi lo facciamo perché? Perché una riapertura direttamente al 2021 sarebbe drammatica, sarebbe molto più difficile poter aprire. Sarebbe una conseguenza per tutto il mercato agenziale, delle agenzie di viaggi del turismo, drammatico. Si pensa che se i 4-5 tour operator italiani, ne avete alcuni menzionati voi, Oda Viaggi, Nicolaus Valtour, TH Resort, Blu Serena, Futura Vacanze, se questi signori oggi decidessero di non aprire, firmerebbero la morte almeno del 40% delle agenzie di viaggio, firmerebbero la morte di almeno il 30% delle società di animazione, firmerebbero la morte di almeno il 50% delle ditte di bus turistici, firmerebbero la morte del 70% delle guide turistiche in Italia, firmerebbero la morte di qualcosa come 25.000 precari del turismo italiano. Questi sono numeri drammatici. Ci sono dei ragazzi che a me campano con i 6 mesi, 7 mesi, quando sono stagionali, di stagione, e poi prendono un po' di disoccupazione, fanno dei sacrifici, stanno ancora da mamma e papà. E a me mi rode ancora quando dicono che gli italiani sono bamboccioni.
No, agli italiani, ai ragazzi, dategli la possibilità di lavorare. Se oggi il governo, a me Massimo, mi vuole aiutare, non mi deve sovvenzionare. Mi facesse la defiscalizzazione al 100% degli stipendi di chi assumo, in modo tale che io prendo i ragazzi, li assumo, non ci pago le tasse, e invece di assumermeli 2 mesi, me ne assumo per 4, perché i costi sono quelli. Però nel frattempo produco, perché ragazzi, i miei colleghi producono, producono vacanza, producono PIL, producono pratiche, producono ospiti per le animazioni. Questo bisogna dire, che mi stai a casa con la cassa integrazione che non mi fai arrivare. Ma di cosa vogliamo parlare? Che poi la gente è anche stanca di stare a casa. Sì, tutti hanno voglia di ritornare a lavorare. Sì, tutti hanno voglia. Se oggi tu mi dici che io ho uno stipendio dove io ci pago il 55% di tasse, vuol dire che se do 1000 euro a una persona, quando arrivano a 1000 euro, ne devo dare 1050 euro allo Stato. Iniziami a levare quelli. Io non ti dico che mi devi dare soldi, non mi far pagare le tasse, ma mi dai la possibilità di assumere, di agevolare l'assunzione e di far produrre. Noi dobbiamo produrre vacanze. L'Italia è una penisola bellissima, abbiamo il 70% dei beni culturali mondiali e li teniamo chiusi nei musei. Caro ministro Franceschini, lei vuole i musei? Benissimo, tiri fuori da tutti i magazzini chiusi e stipati tra Roma e quant'altro e facciamo arrivare i turisti in Italia, ma per vero, non per finta. Non che dobbiamo occupare le 4 città d'arte, che oltretutto stanno in crisi pure loro in questo periodo. Perché? Perché non ci sono voli, non ci sono aerei. Ma basta chiamare, io non dico, ma chiamate qualcuno. C'è il presidente di Asto, il presidente di Federturismo, il presidente di Commercio Turismo, la presidentessa della Fiavet. Ci sono professionisti che vi possono dare una mano, che vi possono dare un consiglio. Perché non chiamate Pierluigi per l'animazione? Spiegate cosa vuol dire mantenere una società di animazione e convincere i ragazzi a lavorare 4 mesi. Non hanno idea. Non ne hanno idea, non ne hanno idea. Andate a parlare, avete avuto come ospite il dottor Roy, che ha investito tantissimo. È una persona che gli sta piangendo il cuore perché ha 1500 dipendenti che non riesce a assumere. Sono 1500 famiglie che lui ha visto crescere. Sì. E non riesce ad assicurargli lo stipendio quest'estate. Questi sono i drammi. No, la signora che piange. Ma che piange? Ma che te piangi, Gigi, a Roma? Ma che piangono loro che hanno lo stipendio? Lo sapete una cosa? Lo sapete una cosa? Uno dei primissimi articoli passati in approvazione col decreto? I 18 milioni di euro, 18 milioni di euro di sovvenzione ai partiti. Quello l'hanno approvato subito. Hanno approvato subito. Quanto producono i politici? Zero. Zero PIL. Zero PIL. Il turismo, che muove il 14% del PIL, ad oggi ancora non c'è. Sono le 16:13. Non abbiamo assolutamente nulla. E invece c'è qualcosa per noi, scusa, c'è la tanta voglia, io ho voglia di partire, io ho voglia che domani, se mi danno queste benedettissime regole, io tempo una settimana, perché a me servono le regole, ripeto, mi servono sapere quali sono le disposizioni per aprire un villaggio, mi serve sapere qual è effettivamente, normale, per legge, il distanziamento sociale, come dobbiamo mettere io e te le persone in anfiteatro, come dobbiamo mettere le persone al ristorante, e se ce le danno, signori, noi siamo pronti, siamo aziende sane, siamo aziende serie, in una settimana la programmazione può partire e più tardi di un mese il primo ospite entra in struttura e ripartiamo. Non ci volete dare una mano? Bene, ce la facciamo da soli, abbiamo sempre fatto tanto da soli, continueremo a fare da soli, ma almeno dateci le regole e finiamola, permettete, finiamola con questa scusa della pandemia, perché noi non stiamo chiedendo di aprire oggi, non sto dicendo che oggi tu mi devi far aprire domani il villaggio. Però già le regole mi servono, le regole perché quando mi dai le regole a me mi serve ancora un mese, quindi in questo mese se malauguratamente i contagi salgono abbiamo tutto il tempo di chiudere, tanto non siamo partiti, non abbiamo mandato nessuno.
invece ci dicono di aprire forse le agenzie di viaggio, e oggi ho ricevuto una ventina di telefonate di agenzie, ma io apro, che apro a fare? E che ne so, io se non ho le regole non so che dirti come cosa vendere. Perché se uno oggi mi chiama e mi dice ma come farà l'animazione Pierluigi al Marina Resort? Dico, Pierluigi si è fatto un'idea, ma se non ha le regole non vi possiamo ufficializzare nulla. Assolutamente. E questa è la cosa, la mia rabbia di oggi. Oggi sono colmo, oggi mi avete beccato in un momento forse un po' di... Perfetto. Quindi se io lunedì 18, no, 18 non credo sia lunedì, no, adesso non c'ho il calcetto. Già i compagni hanno detto giovedì, perché De Luca si è buttato avanti, ha detto no, facciamo lunedì non possiamo, facciamo giovedì. E così giovedì vi riscaldate, venerdì fate il gioco, poi sabato e domenica chiuso, ripartiamo lunedì. E partiamo al 25. Qui se dovessi andare in agenzia, ovviamente l'agenzia non mi può dire niente. L'agenzia non può dirti niente, può dire che chiama la Ota Viaggi, che sta in cassa integrazione, ma comunque ci siamo e rispondiamo, perché noi amiamo il nostro lavoro, tutti i miei colleghi del booking, Pierluigi tu l'hai conosciuto, io chapeau, perché da solo non avrei mai fatto nulla e non farò mai nulla. Se no, io dico sempre, noi siamo una squadra dal primo all'ultimo, puoi essere il campione fuori classe, ma Maradona da solo non vinceva mai, ci voleva sempre la squadra. E quindi se a me non mi danno la possibilità di avere i miei colleghi in ufficio, non posso fare nulla. E oggi se chiama qualcuno io dico, ragazzi, le vendite sono aperte, ma se mi chiedete una vendita sulle regole ufficiali, né Massimo Diana né nessun direttore commerciale di nessuna azienda del turismo può dare risposte certe. Questa è la situazione. Anche perché dobbiamo ricordare una cosa che molte volte dimentichiamo, Massimo, che come dicevi tu, nessuno chiede l'assistenzialismo. Qui dobbiamo ricordare l'articolo 1 della Costituzione, che è il padre della nostra vita lavorativa, ovvero che dice, lo citiamo sempre così da non dimenticarlo, l'articolo 1 della Costituzione, ricordiamolo a tutti, dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, è quello che manca. Pierluigi, scusami, ti faccio l'ultimo appunto, poi lascio la parola anche ai colleghi. Lo sapete qual è in questo momento addirittura la cosa più grave, non solo nel turismo, ma addirittura a livello nazionale, a livello di impresa? Che c'è stato qualcuno che ha deliberato la responsabilità penale è a carico del datore di lavoro. Sì. Ciò vuol dire che se uno si prende il Covid-19 e arriva in azienda, non è malattia, è infortunio sul lavoro, quindi vuol dire che il datore è penalmente responsabile, che è deleterio. Chi è che si cioè in questo momento c'è un'azienda a Bergamo, per carità, colpiti e distrutti, ma quell'imprenditore ha avuto 39 cause penali, quindi quella persona, ahimè, è un morto che cammina, ma chi lo salva? E non voglio neanche parlare di un eventuale cliente che prende il Covid in una struttura. È vero che lo deve dimostrare, che perché lo può avere intubato e poi manifestato in strutture, però ma nel frattempo lo sappiamo come succede in Italia. Ah, caso di Covid in quel villaggio. Massacrato il villaggio, massacrato il tour operator, cause su cause, perché dice, ah, non avete fatto nulla. Grazie ad oggi noi non sappiamo cosa fare. Perché sì, dice, seguiamo le normative dell'OMS, sì, ma sono direttive, non sono leggi, non sono leggi. Qualcuno si prendesse la briga di prendersi la responsabilità di emanare la legge. Poi ricordiamo che ogni regione ha una situazione diversa. Ah sì sì, perché poi attenzione, una volta che parla Conte, poi dobbiamo aspettare che poi c'è la regione. Regioni. E non ultimo ci può essere il sindaco che dice alto tutto, io è la doppia chiusura, ma infatti qua qualche giorno fa in Sardegna potevamo fare il bagno ma non passare dalla spiaggia, quindi fare il salto in lungo per fare il bagno o bagnarci i piedi e poi risaltare per non passare dalla spiaggia. Guarda Mario, ti racconto, ho un carissimo amico che fa kitesurf
vicino a Roma c'è un comune, che è il comune di Ladispoli, che ha dato la possibilità di andare in spiaggia per fare gli sport individuali a mare, con un problema, che il kitesurf c'è il vento, quindi quel poverino si sposta, e a me tutti quelli di Ladispoli finivano sul comune di Santa Marinella, che aveva vietato, quindi c'erano tutti i vicini sulla spiaggia di Santa Marinella che facevano le multe a quelli che col kite erano partiti da... Secondo me ragazzi è follia! Guarda, guarda, solamente noi, che comunque chi è stato in mezzo, chi sta in mezzo al pubblico, alla gente, cerca di trovare la parte comica in situazioni che non c'è niente di essere comico. Sì. Fondamentalmente... C'è ancora un po' lo spirito. Perché sono delle assurdità. Sono veramente delle assurdità. Non abbiamo da dire nient'altro, veramente, perché è assurdo. Quindi, no, vabbè, c'è pure Solinas in Sardegna, che per carità è un presidente della regione, ma dico, cavolo, la Sardegna... Credo che il 30% del PIL della Sardegna sia basato sul turismo. Quindi... Che aumenterei un po' le percentuali. Adesso che la vivo di più, aumenterei le percentuali. Cosa ti viene in mente a te di dire? Ah no, tu per entrare in Sardegna devi fare il tampone. Io direi, caro presidente Solinas, in Italia non riusciamo a fare i tamponi a chi è malato. A chi è non voglio parlare dell'aspetto economico, non voglio parlare... No. Parliamo del reale, come pensi di fare il tampone? Ma dove lo faccio io? Oltre ai costi. Allora mi dici, no, facciamo il salivare. Chi lo fa? Dove si fa? Come si fa? Te ne prendi tu i costi? Personale. Ma non in Sardegna, dico, non c'è neanche tanto personale che uno può mettere, salivare e quant'altro. Eppure la Sardegna, per quanto è isola, può avere sicuramente da più fronti, poter stare sotto controllo con gli ospiti che abbiamo qua. Perché uno potrebbe anche controllare alla partenza delle navi da Civitavecchia, da Catania, da Napoli, da quelli che sono, da Genova, giusto perché uno inizia a guardare e a controllare la temperatura, ma poi alla fine devi fare una regola uguale per tutti. No, vabbè, ma ti ripeto, cioè, come hanno detto in parecchi, vedo improvvisazione. Ma improvvisazione, ragazzi, perché? Perché chi sta sul campo a me lo vive giorno su giorno. Io farei rispondere al telefono a qualcuno di questi ministri, dice vieni qua, vieni a capire come un agente di viaggio oggi deve tirare a campare, a sopravvivere, cercando di difendersi quella pratica in base alle tue demenze che hai deliberato. Ma di questo stiamo parlando. Ragazzi, ma sapete cosa vuol dire la chiusura del 50% delle agenzie di viaggio? Sono imprese, sono famiglie. È un mercato, è un indotto, è un motore. Ma io, come tour operator, che devo mandare a voi nei villaggi i clienti, se non ho i punti vendita, come faccio? Sì. Ma come faccio? Io dico questo, ma noi crediamo veramente che il turismo in Italia sia l'incoming su Roma, Firenze, Venezia, metteteci voi qualche altra città, un po' dei borghi in Umbria, che ripeto stanno soffrendo anche loro. C'è un outgoing di italiani che sviluppa 4 volte il fatturato dell'incoming. Questi sono Massimo, ci sono alcune domande, vedi, tipo ne prendo una, il direttore Rizzo, che saluto, chiede quali sono le azioni di categoria come Astoi per farsi sentire dopo l'uscita dell'ultimo decreto. Non solo come l'ultimo decreto, posso dire che per la prima volta, c'è voluta forse la pandemia, tutte le associazioni di categoria, quindi non solo Astoi ma anche, ripeto, FTO, FIAVET e quant'altro, si sono unite per far vedere che il mondo del turismo era compatto, hanno presentato un documento unico. Sono state scandalose. Poi vi penso solo che come aiuti noi abbiamo chiesto qualcosa come più di 1 miliardo, ma ripeto, non di assistenzialismo, non abbiamo pianto per ricevere soldi, abbiamo chiesto investimenti per produrre, che è un'altra cosa, e continuo a sottolineare questo aspetto. Noi abbiamo chiesto benzina per il motore, non soldi per comprarsi la bottiglia di spumante e stare a casa, sono 2 cose differenti. Hanno naturalmente coinvolto tutte le parti politiche, sia di maggioranza sia di minoranza. Abbiamo presentato immediatamente, tramite il presidente Filippetti di Astoi, abbiamo presentato un documento a firma unica di tutto il movimento
manifestando tutti quelli che sono le criticità del momento. Abbiamo chiesto la defiscalizzazione di tutti i dipendenti, abbiamo chiesto il posticipo non di 3 mesi ma almeno di 6 mesi, non se non addirittura di 1 anno, di quelle che sono le tasse. Abbiamo chiesto un aiuto per quanto riguarda gli affitti o l'avviamento delle strutture. Abbiamo chiesto di interpellarci e di far capire tramite delle persone che stanno sul campo quali sono i problemi. Ripeto, l'assistenzialismo non ci serve. Non ci serve. D'accordo. A noi ci serve produrre. Esatto. Noi ci serve poter dire, produrre. Ci serve poter dire se la piscina sarà aperta in villaggio o no, se ci sarà, cioè, il buffone, no. Anche questo, Pierluigi, cioè, io dico, mo ci sono gli scienziati della sanità, porca paletta, per non dire un'altra cosa. Cioè, il cloro nel mondo, negli ultimi 40 anni, è stato usato sempre, qualunque cosa, metti il cloro. Anzi, c'era la critica che c'era il cloro nell'acqua potabile, c'era il cloro sulle verdure, perché... Perché tanto o porti l'acqua in ebollizione a 60, 70, 100 gradi o clorizzi. Le piscine non si possono aprire. E imbecille, se ti tuffi in piscina, tutto quello che c'hai addosso di Covid muore. Esatto. Muore. Allora non dire che le piscine non si possono aprire. Sono a rischio tutte quelle che sono le suppellettili, soprattutto quelle di plastica, dove, ahimè, l'eventuale Covid... l'eventuale virus riesce a rimanere vivo per circa 3-4 ore. Quindi non devi chiudere la piscina, devi dire potete aprire la piscina, ma solo se coprite con usa e getta gli asciugamani di carta, se sanificate, se fate molta attenzione a quelli che sono gli aspetti sanitari. Non che chiudiamo la piscina, ma tu manifesti la chiusura della piscina, hai detto signori chiudete i villaggi, chiudete gli alberghi, chiudete tutto, perché poi a mare sono 5 metri per 4 metri e 50, cioè io su 22 metri quadrati posso mettere 2 ombrelloni. 22 metri quadrati è un monolocale, signori, di questo dobbiamo parlare, è un monolocale di una casa. Tu stai dicendo che io in una casa, in un monolocale, posso mettere 1 ombrellone, quindi in un condominio ne metto 20. I temi sarebbero tantissimi, vedi, ancora domande tipo qual è la situazione dei trasporti in Sardegna. Avremo tante cose da cui discutere, ma ovviamente abbiamo dei tempi che sono in chiusura. Poi magari avremo il piacere di riaverti ospite, Massimo, quando tutto sarà finito. Mi auguro tra un paio di settimane. Guarda, io faccio una promessa a tutti quanti, per Luigi lo faccio con te e lo faccio con tutti i ragazzi dell'animazione, perché io vengo, che se ce ne danno la possibilità e noi apriamo, ma noi apriremo, ragazzi, ve lo assicuro, io farò fino all'ultimo secondo della, fino a, mi devono incatenare, ma io la stagione la faccio, ma a fine stagione, quando uscirà il nostro ultimo ospite, perché spera a novembre, facciamo un'altra mega festa a Marina Resort con tutti gli animatori, ci vediamo una di quelle sbronze dai vecchi tempi. dobbiamo finalmente riavere l'energia per poi affrontare l'inverno e essere ancora più pronti per l'estate 2021. Massimo, grazie, come hanno detto in tanti nei commenti che abbiamo avuto durante questa diretta, ti vogliamo come ministro per il turismo. Sono d'accordo, la tua carica è contagiosa. È diretto, no, diretto e comunicativo, quindi speriamo che tu sia uno di quelli che ci possa rappresentare. No, io rappresento ragazzi come me, come te, come voi, come tutti quelli, ripeto, come tutti i miei colleghi che stanno a casa, è una ferita. Io mi dispiace dirlo, ma veramente non ci dormo la notte. Io sto periodo sto dormendo veramente poco, perché non riesco a pensare che i miei colleghi non possano andare in ufficio, non possano produrre, non possano fare i sacrifici di fare una stagione insieme, è qualcosa che proprio non lo riesco ad accettare, ragazzi. Infatti questo dovremmo, noi innanzitutto ci dobbiamo sicuramente in questo momento lasciare con la massima speranza. Anche abbiamo dato in larga scala forse voce veramente a quella che è il momento. Noi stiamo chiedendo tante risposte, ma non solamente noi quattro, ma quelli che ci stanno guardando e quelli che ci riguarderanno. Ovviamente per tanti colleghi a casa e non solo.
ovviamente l'augurio che hai fatto prima tu è stato perfetto, guarda, di trovarci a fine a festeggiare come facevamo prima, anzi con una maggiore accortezza delle regole sicuramente. Anche dovremmo fare il gomito, il brindisi col gomito. Non potrai alzare il gomito. Il gomito è il gatto, quindi su questo va benissimo, va bene. Allora, presidente, io penso che possiamo concedere sì, il massimo. Massimo, grazie per l'intervento, è stato davvero utile. Speriamo Luigi, di grazie aver dato un messaggio e sono a disposizione. Saluta tutta la famiglia Ota. Ciao ragazzi. Ciao, ci vediamo allora, quest'estate allora, in grazie direttore. Ciao ragazzi. E buon lavoro. Assolutamente. Caro Frank, a questo punto veramente ragazzi, io credo che c'è una grande differenza quando si parla con qualcuno che lavora nel quotidiano, ci mette le mani, rispetto a una rappresentanza di persone che ministri o esperti che non hanno appunto nessuna dottrina sulla nostra categoria. Questo sì, questo sicuramente. Effettivamente, quando poi anche Massimo è una persona come noi molto passionale, quindi chi ci mette le mani sa veramente qual è la difficoltà del momento. A questo punto, guarda, io in tutto ciò. Poi tanta forza, tanto carisma, ma soprattutto, come scrive anche Jasmine, chiarezza e schiettezza. Assolutamente, tu non hai conosciuto, non hai avuto il piacere di conoscere la presidenza della famiglia, io l'ho conosciuta in diversi momenti, ti assicuro che sono schietti e sono mirati, le cose le dicono dirette sempre. Hanno il loro sistema per farteli capire, questo sì. Sì, le comprendi comunque, per forza. Ragazzi, comunque è stato positivissimo Pierluigi avere oggi Massimo ospite con noi. Assolutamente. Perché ci ha aperto veramente le porte dei prossimi giorni, di quello che si svilupperà nei prossimi giorni per l'apertura. Assolutamente, ma volevo sapere, abbiamo altri saluti da fare, io vi lascio. Ma guarda, io ti terrei ancora in linea, ti terrei in linea, però so che tu vai a scrivere i decreti, no? Cioè, so che tu scrivi i decreti per la tua società, quindi voglio dire... Meno male, inizia a scrivere bene i decreti perché stiamo arrivando nel fine settimana, il 18 si avvicina, quindi siamo anche curiosi di sapere quali saranno i decreti della tua società e di quelle che sono attorno a te. Quindi a questo punto noi continuiamo sì con i saluti, pensiamo ai saluti. Guarda, finali. Noi martedì e mercoledì? Sì. Se ci invitate, perché so che voi da lunedì al venerdì avete le varie trasmissioni, se ci invitate noi martedì e mercoledì possiamo fare la diretta da un villaggio turistico. Dove saremo appunto presenti, perché stiamo vedendo le ultime cose per la grande apertura che si sta organizzando. Volentieri, quindi noi possiamo anche ricreare quel momento, giusto perché ci inizieranno a essere magari non tanto le prime aperture, ma le prove delle prime aperture. Almeno vedremo un po' di verde, vedremo l'anfiteatro. Ma io contavo di fare le prossime... Così fai battere il cuore a chi sta guardando il programma. Bene. Sapete che cosa ho letto? E poi mi lascio veramente, perché oggi se no sto parlando troppo. Ho letto una cosa sul teatro. Dice, la devo appurare per avere la conferma, ma diceva che in teatro bisogna stare a distanza, cioè massimo due attori, sì. E devono stare a distanza fra di loro avendo la mascherina. Cioè, certo, del Re Leone, in base al mio... Io mi chiedo, ma se il presidente Conte ha bisogno di levarsi la mascherina per fare ogni volta la supercazzola e ha uno spazio penso molto limitato, perché gli attori sul palco devono avere la mascherina se sono in due e stare a distanza? Vabbè, poi, anche detto comunque che gli artisti fanno ridere, diciamo che ci stiamo lasciando almeno in questo momento con un dubbio, il classico dubbio esistenziale di questo periodo. Dubbi ce ne sono veramente tanti, speriamo di recuperare quanto più possibile le risposte quanto prima, in modo da dare la possibilità a tutti noi di iniziare con la stagione, chi in un modo e chi in un altro. Frank, tu devi dire qualcosa in particolare al nostro Pilù o lo lasciamo andare? No, io lo ringrazio soprattutto per la grande professionalità che mette in tutte le nostre puntate, oltre al lavoro che sta portando avanti in queste settimane, perché è veramente difficile quello che sta facendo Pierluigi. E soprattutto vorrei introdurre, visto che qui parliamo sempre del lavoro che porta avanti Animatur, l'apertura dell'altra sede, di una delle sedi Animatur,
che è quella di Lecce. Sì, diciamo che è già da tempo, poi per il Covid l'abbiamo, si è fermato tutto, e penso che sia lì perché da lunedì riapre la possibilità, ritorna abilitato il codice Ateco, quindi possiamo riaprire anche la sede di Lecce. Almeno questo. E guarda, Mario, si trova in un posto bellissimo, io non lo vorrei far dire, non ne devo parlare io, però guardate chi c'è, guardate chi è arrivato. Buon pomeriggio. Chi lo doveva dire che lo dovevamo trovare seduto in ufficio già abbronzato. Allora, già abbronzato e pronto. Abbiamo il piacere di trovare qui con noi il nostro Francesco Lecce. Mi dimetto da sindaco di Roccasecca e mi candido ministro del turismo insieme a Massimo. Ricordo l'ultima discesa a Lecce, perché l'ufficio è in un posto strategico, giusto Francesco? È il centro di Lecce praticamente. Credo, no? Piazza Mazzini, questa piazza. L'ultima volta lì c'è l'usanza dell'aperitivo. Francesco ha detto prendiamo un aperitivo. Valeva per due pranzi, ragazzi, due pranzi. Vabbè, ma al sud, in Puglia, proveremo anche a fare questo. Francesco, a questo punto, scusa se... Volevo far vedere, effettivamente c'era un po' da mare in bocca, no? Per come stanno andando le cose. Mi ero attrezzato per un pensierino per il compleanno del presidente. È stato ieri. Arriva tour, però a questo punto lo distribuisco un po' a tutti, perché a Lecce vige la regola del famoso pasticciotto. Dopo tanta mare in bocca, una cosa dolce, ecco, qua ci vuole. Va bene. Com'è? Vedi? Immagino il tradizionale, crema e amarena. Se me lo puoi passare uno, li condividiamo un pochettino con tutti. Grazie. Poi, crema e amarena, come sono? Per aprire la bottiglia aspettiamo che arrivano i soldi, effettivamente. Siamo tutti quanti più contenti, felici e sorridenti. Buono, meno male che arrivano i soldi devono arrivare prima o poi, arriveranno. Però una cosa ci chiedevamo, tu in questo periodo hai sentito un po' di amici dei villaggi lì che abbiamo in Puglia, comunque quelli che sono stati contattati, quelli che hanno un po' la trattativa ancora aperta anche con Animatur. Chi hai sentito di particolare che magari... Io ho sentito il gruppo Mazzotta, con i villaggi Mazzotta, colgo l'occasione per salutare Manuel, sempre disponibile e pronto a risolvere qualsiasi inconveniente. Ho sentito il famoso villaggio Victor Village, saluto Alda Falco e tanti altri imprenditori locali che effettivamente purtroppo anche loro hanno la mare in bocca per il periodo. Si spera. Araba Fenice. Araba Fenice, il gruppo dei Finis, salutiamo. Ti saluto anche un altro, il gruppo dei Finis, Antonio, che avremo ospite nelle prossime settimane. Diciamo che un po' di amici in Puglia ce li abbiamo ancora e li continuiamo a salutare, magari faremo una puntata dedicata un po' a una carrellata di amici in Puglia. E infatti appunto per questo noi diciamo che da lunedì ufficialmente, regole permettendo, aprirà di nuovo l'ufficio a Lecce, giusto Fra? Giustissimo, già ufficio pronto, sanificato, certificato da aziende idonee. Siamo pronti, non vediamo l'ora, aspettiamo queste benedette regole. Ecco perché continuo a dire che Massimo Diana è stato impeccabile nel suo discorso, anzi spero vivamente che questo video poi prossimo diventi virale, in modo tale da far sì che ci possa ascoltare. Devo essere sincero, bravo, diciamo che per certi versi quelle che sono le puntate stanno diventando molto virali, anche perché parliamo di cose attuali. In auge in questo momento, cerchiamo di dare delle risposte anche quando noi arriviamo a dare delle piccole supposizioni, però diamo voce a chi in questo momento ci mette le mani, questo sì. Giustissimo. Bene. Va bene Mario, allora sta scattando l'ora, quindi salutiamo il nostro amministratore animazione, ragazzi, per il foto. Diamo appuntamento alla settimana prossima, che abbiamo ospite, l'hai detto poc'anzi. No, ancora è presto, in realtà a parte diversi, cioè sono ancora tanti che parteciperanno, però io credo che nelle prossime puntate avremo anche qualche amico dello spettacolo.
Ok, quindi qualche anticipazione da parte di Pilù. Salutiamo Francesco Nunziato direttamente dalla bella Lecce, dalla Puglia. Lo salutiamo. È stato un piacere averti ospite qui con noi, Francesco. Ovviamente. Grazie, è stato un piacere. Salutiamo a tutti coloro, tutti i ragazzi pugliesi che possono mandare ovviamente il curriculum direttamente a staff@animature.eu, in modo da poter fissare direttamente che cosa il colloquio con Francesco nella zona di Lecce. Va bene? Si trova dove, Aspetta. Francesco? Piazza Mazzini? Piazza Mazzini, Lecce. Quindi precisamente al centro di Lecce, molto bella. Sono molto affezionato a Lecce. Bene, grazie Francesco, grazie per Luigi. Buon pomeriggio. Ciao, grazie, a presto. Ciao, buon pomeriggio. Buon Mario, pomeriggio. Guarda, siamo veramente in chiusura, ma non possiamo chiudere con i ragazzi. Vorrei fare un saluto, una carrellata veloce. A questo punto, tirali tutti dentro e salutiamoli tutti. Max, guarda. Abbiamo Alessio Pinto dalla Puglia, ed ecco, avevamo anche il dottor Trullo. Eccolo qui. Siamo pronti. Grande Trullo. Trullo, come stai? L'ha detto Pilù che bisogna stare con la mascherina. Ah, vero, scusaci. Sergio, con me Sergio ha un quadratino di distanza, quindi non c'è problema. Va bene. Io vi saluto dal museo di La Terza, di casa mia. Guardate i quadri, c'è solo questo. E ne approfitto velocemente, che è stato ieri, ma volevo fare tanti auguri di buon compleanno al mio vicino di casa. Hai fatto veramente bene. Dico, guarda, avete mangiato anche i pasticcini, no Sergio? Sì. Ma quei momenti che ti fanno emozionare, questo sì, veramente. Bene, in tutto ciò, Alessio, cosa ci vuoi dire tu al volo? Un saluto, 30 secondi al volo. Allora, innanzitutto volevo approfittare per fare gli auguri al presidente, quindi ci tenevo in particolar modo a farlo. Presidente Conte. Al presidente Conte, quindi tanti auguri press. E poi mi raccomando, io vi aspetto martedì come al solito alle 15:45, perché sarà come al solito l'ennesima rubrica senza senso, quindi mi raccomando, seguitela, perché come al solito ci sarà tutto e niente. A posto questo. grazie veramente Alessio. Però io, guarda Frank, vorrei avere il focus non tanto sulla mascherina, sul cappello di Alessio, ma il focus sulla freschezza del nostro amico Max direttamente. Guarda, ho messo giacca e panciotto in onore del nostro presidente, così anche perché volevo approfittare, dovevo fare una dichiarazione d'amore che poi è saltata, ma se la di che dobbiamo fare, siamo pronti, buon appuntamento a tutti quanti settimana prossima, non so il giorno, non so da dove. Però ci sarà. E saremo col grande, probabilmente con l'amico Giacomo, per fare un altro viaggio nel web. E non so da dove, vi ripeto, non so il giorno, non so che cosa, però ci avremo. È stato bello, caro Max. È stato bello che hai fatto un assist con hai fatto un piccolo assist per gli intenditori. Ma cosa ti devo dire? Ma prossimamente. Prossimamente il Selavì. Bene, allora a questo punto salutiamo anche il nostro Luigi Barbaro, che ovviamente oggi è stato presente con noi, ha scritto tantissimo, purtroppo non abbiamo potuto leggere tutti i commenti, ma sono arrivati. Erano tantissimi, Mario. Veramente, guarda, anche la bellezza da Sergio Trullo, lì nel museo di Sergio Trullo. Bene. Frank, salutiamo i ragazzi, ciao Max. Sì, io nel frattempo sto vedendo Max che si litigava con qualcuno. No, stavo cercando di chiamare il cane. Ah, ok. Posso salutare anche lui. Ciao, saluta. Io penso che oggi ci staccano la linea, caro Frank. Sì, sono 59 minuti e 37. Siamo pronti a stappare con Francesco Nunziato, che aveva preparato anche la bottiglia. Quindi vi aspettiamo con la settimana dedicata a tutti i nostri programmi. Seguiteci sempre sulla pagina Facebook Animature, sulla pagina Facebook Bedde Radio. Noi ci siamo sempre, vi aspettiamo con lo Splashbox settimana prossima. Mario, che dire, buon fine
settimana a tutti. Ci rivediamo presto, alla prossima settimana. Ciao belli. Ciao a tutti. Ciao, anche il cagnolino di Alessio. Ciao belli, è stato bellissimo. Alla prossima settimana, Listen to Better Radio. Ciao. 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 Qualcosa che ci aiuta, lo smartphone ci ha regalato una figata per restare in contatto. Siamo tutti pronti qui sul divano, sta cominciando il siparietto hollywoodiano. Tu non uscire e resta a casa, così in estate potrei andartene in vacanza. La dimensione dell'intrattenimento, Bed Radio, la web radio della tua città. Scarica l'applicazione di Bed Radio per smartphone e tablet e ascoltaci su bedradio.it. Bed Radio, estendi la tua musica. Estate, e voglio solo anima tu. Estate, so. Estate. Un'estate con noi, riscopri l'allegria. Un'estate con noi e vivi la magia. Un'estate con noi, la vita si colora.